con Marika Fantauzzi, coautrice del libro Il carcere è un mondo di carta, un abbecedario. A Roma, la Feltrinelli via Appia, venerdì 23 febbraio 2024. Ben trovata. Grazie, ben trovata a tutti e a tutte. Di cosa si tratta? Questo è un libro pensato soprattutto per ragazze e ragazzi insieme a, appunto, alla casa editrice Momo, e è un abecedario nel senso che ad ogni lettera dell'alfabeto abbiamo associato una parola che a nostro parere era rappresentativa del mondo della detenzione, e con particolare riguardo a questioni che noi riteniamo particolarmente problematiche nello stato attuale della pena e del carcere, ovviamente. All'interno del libro ci sono i contributi di Luigi Manconi nella postfazione e di Giusy Palomba nella prefazione, e il nostro intento è quello un po' di chiedere ai ragazzi e a chiunque si voglia affacciare a questo mondo un po' per la prima volta di conoscere quello che c'è già e immaginare però invece un mondo in cui ci sia sempre meno carcere, tant'è che il libro finisce con la Z di zero carcere, con l'idea di ipotizzare un nuovo abecedario diverso, magari scritto proprio dai ragazzi e le ragazze che lo leggeranno. Com'era partita l'idea, il progetto? Con Valentina Calderone, da anni lei come direttrice di Apon Diritto per tanti anni, ora come garante delle persone private della libertà personale del Comune di Roma, noi abbiamo sempre lavorato con le pene e persone sottoposte a misure penali, io nel particolare soprattutto nella giustizia minorile, quindi negli anni ci siamo rapportati a giovani che invece non avevano avuto mai niente a che fare con questi argomenti e abbiamo notato una certa curiosità in loro. Per esempio, dopo la grande mobilitazione che c'è stata attorno ad Alfredo Cospito, si è riacceso un po' l'interesse verso alcuni argomenti e abbiamo notato che forse era un buon momento, quello attuale, per un po' tastare questa curiosità, dare degli strumenti ulteriori e ovviamente anche toccando argomenti considerati molte volte complessi e non esattamente adatti per un pubblico giovanile, ma in realtà appunto noi siamo molto fiduciosi che invece possa nascere un dibattito proficuo proprio da loro. Come lo avete strutturato questo abecedario? Ci sono tutte le lettere dell'alfabeto in risalto con un'immagine, un'illustrazione della bravissima Ginevra Vacalepre che ha curato appunto tutto il lato artistico del libro, e quindi esattamente come l'abecedario un po' di Pinocchio di Collodi c'è appunto per esempio la ambiente, quindi raccontiamo quelli che sono gli ambienti del carcere e dei vari istituti penitenziari in Italia. Ovviamente ogni lettera è breve ed è di facile consultazione proprio perché l'intento generale è che ci fosse un approccio il più accessibile possibile, e quindi per esempio alla B, bandito, chi sono i banditi, chi è che viene messo al bando, se tutti quelli che sono in carcere attualmente effettivamente già sono stati condannati, quanti sono quelli in attesa di giudizio, e poi anche però la N di notte, quindi parole che non immediatamente sono riconducibili al sistema carcere ma che riguardano l'individuo che sottoposto a privazione della libertà subisce delle privazioni che invece la donna e l'uomo libero non prova, e quindi appunto la notte all'interno del carcere è una notte diversa rispetto a una notte in libertà. Cosa succede la notte, quali sono gli incubi, come il giorno può contribuire a disinnescare quegli incubi che invece appaiono. Poi per esempio c'è la parola di diritti e doveri, e quindi sulla carta vengono riconosciuti ai detenuti e alle detenute una serie di diritti, che passi sono stati fatti, qual è la storia di questi diritti, perché appunto per esempio i padri e le madri costituenti all'epoca immaginarono un sistema di pene che non avesse come unico principio quello della privazione della libertà, eppure vediamo che il carcere continua a essere poi sempre presente e sempre meno l'extrema ratio come in realtà era stata pensata all'epoca, quindi ecco, questo è un po' come l'abbiamo immaginato. In base anche alla tua esperienza, quali sono secondo te le vie e le misure per arrivare a un'alternativa alla detenzione?
Sicuramente già oggi ci sono in alcuni paesi europei, specialmente nel nord Europa, dei dispositivi che potremmo già ora attuare qui in Italia che quantomeno aiuterebbero a ridurre per esempio il sovraffollamento e quindi appunto al di sotto di un numero di anni di condanna c'è la possibilità di non accedere mai al carcere e quindi scontare la propria pena facendo altri tipi di servizi o per esempio andare in carcere solo nel fine settimana, durante la settimana no, avere la possibilità di seguire dei percorsi lavorativi, formativi, vedere la propria famiglia, mantenere i propri affetti. Insomma, quello che viene un po' definito il numero chiuso anche del carcere, quindi immaginarsi una soglia oltre la quale poi semplicemente le persone non devono più entrare perché si sta raggiungendo la soglia massima. Questi ovviamente sono tutti dispositivi per riformare in qualche modo il carcere. Ovviamente l'idea che comunque un po' avvolge l'intero libro è proprio un po' più radicale, anche se ovviamente ci rivolgiamo a ragazze e ragazze, quindi non è in capo a loro poi effettivamente la proposta, ma quantomeno il dibattito, immaginare una società che sia sempre meno diseguale e che abbia quindi sempre meno bisogno del carcere. Il libro Il carcere è un mondo di carta, un abbecedario. Una presentazione a Roma alla Feltrinelli via Appia venerdì 23 febbraio 2024. Un saluto e un ringraziamento alla coautrice Marika Fantauzzi. A presto! Grazie mille, grazie a tutte e a tutti, grazie.